Di via Roma, vedete, ci sono delle palazzine dove abitano già da tempo famiglie ristrutturate, quindi una zona, diciamo, in parte urbanizzata dove ci vivono, però vedete qui accanto un'immane e grandissima discarica alimentata anche dai cantieri che ci sono e dove si continua tranquillamente a scaricare, dove passano tranquillamente tutti i giorni le automobili per immettersi nella parte di via Roma. E qua avete il cantiere. Avete visto che è aumentata di esponenzialmente questa? Sì, ogni giorno aumenta sempre di più. C'è gente che ogni giorno porta l'immondizia da Quindi altre vedete parti. delle macchine che arrivano e Sì, scaricano. c'è chi carica e chi scarica. Cioè, carica che significa? Vabbè, qua c'erano dei mobili, l'hanno portati via, c'erano, insomma, la roba che lasciano, qualcuno se la ricarica. Ah, quindi è una specie di mercatino di scambio diventa. Sì, più o meno. Quindi è partito, diciamo, come un pezzettino e si è Sì, allargato a dismisura. sì, 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 sì. Vedete se arriva mai qualcuno anche dell'azienda dei servizi a riprendere, a caricare qualcosa? No, non è venuto mai nessuno. Quindi vedete solo che c'è scambio. Quando uno, insomma, not voi notate che c'è, che magari scaricano delle cose pesanti, dei materiali pesanti come le gomme, ci sono delle televisioni, non vi è mai venuto in mente di segnalare? Ma noi quando ce l'avevamo di qua è passata l'SM e ce l'ha caricato qualcosa. E poi qua, questo non è del cantiere nostro, non ce ne siamo mai occupati. Qual è l'orario dello scambio quando Varia dalla mattina alla sera. Poi magari noi torniamo il giorno dopo, ecco, come ieri abbiamo trovato questo. di nuovo che Tutto in c'è? mezzo, no, tutto in mezzo alla strada, questo stava tutto sul marciapiede.